Buongiorno ciclisti, questa mattina vi spiego la differenza che c'è tra il ciclista e il pedalatore, dopo averla introdotta. Avete avuto la bicicletta e allora pedalate. Ecco, in questo proverbio c'è l'essenza della questione. Diciamo che entrambi pedalano, però l'approccio essenziale è diverso. Il ciclista è l'essere, il pedalatore è l'apparire. Vi spiego che cos'è questo essere, che cos'è questo apparire, questo essere ciclista e questo apparire pedalatore. Beh, è semplice, per quanto riguarda il pedalatore, lui ha una paura, una grande paura, di essere diverso dal gruppo, perché lui ha un'ambizione, quella di apparire come uno del gruppo, quello di apparire alla moda. E le motivazioni dove le trae? Le trae dall'acquisto compulsivo, dal cambiare continuamente la bicicletta, l'abbigliamento tecnico, ma sull'argomento ci tornerò più tardi. Mentre per il ciclista l'approccio esistenziale è completamente diverso. Lui intanto impara e poi ama la fatica perché se non ami la fatica, con il tempo molli, non pedali più. Quindi, per quanto riguarda l'approccio esistenziale del ciclista, diciamo che è uno stile di vita. Per lui contano la passione, quella che il marketing non riesce a creare, l'esperienza, il sacrificio. Lui ama la natura e per questo trova le motivazioni dentro di sé, perché cerca quello che è il benessere psicofisico. Per lui conta il vento, il miglior allenatore. Conta la salita col quale dialoga per migliorarsi, cose che stanno nel gruppo tu non riesci a fare. E mentre pedalatore, essere pedalatore non è uno stile di vita, ma è una questione di tempo, perché con il tempo lui mollerà, si stancherà, perché non è motivato, perché poi l'acquisto compulsivo col tempo fa perdere interesse per l'oggetto che è la bicicletta, l'oggetto principale. Che poi chiamarlo oggetto, la bicicletta, si pone in contrasto con quella che è l'approccio esistenziale del ciclista, perché per lui la bicicletta ha un'anima. Ma come dicevo, essere pedalatore è una questione di tempo, perché poi mollerà tutto, attaccherà la bici al chiodo, anzi la venderà, e passerà ad altri hobby. Hobby come il padel, per esempio. Ma si possono fare tantissimi altri esempi. Perché lui ha questa incontenibile insofferenza che lo fa sentire così stabile emotivamente e soprattutto lui ama essere apparentemente attivo. Tornando al ciclista, per lui la bicicletta ha un'anima, come dicevo, è la sua compagna di allenamento. La conosce perfettamente, anche perché l'ha usata da un po' di tempo. Per il pedalatore invece la bicicletta è un mezzo per arrivare a un fine che non riesce mai a realizzare. La bicicletta lo fa sentire in competizione con il gruppo perché deve avere la bicicletta come ce l'hanno quelli del gruppo. Infatti usano tutti più o meno la stessa bicicletta e alla bicicletta il pedalatore attribuisce la responsabilità delle sue defaillance sportive perché lui non è che si mette in discussione, lui mette in discussione la validità del mezzo, quindi non sono le sue gambe che non vanno o la sua testa staccata dalla bicicletta, ma è la bicicletta non performante. Allora torna alla ricerca sul mercato di soluzioni, ma le sue soluzioni sono limitate perché lui conosce solamente quelle che sono le cosiddette bici industriali con misure standard che il marketing diffonde attraverso i canali classici di comunicazione. E poi lui sostanzialmente acquistando quella bici industriale vorrebbe apparire come
i corridori professionisti, i cosiddetti operai del marketing, così li chiamo io, che la usano. E di conseguenza lui è mosso da una forte invidia, un'invidia per gli altri, e quindi di conseguenza se lo muove l'invidia, inevitabilmente ha una scarsa personalità, ha un'insicurezza di fondo che lo fa essere così instabile emotivamente e insicuro. Quindi il pedalatore, tra le motivazioni, da che cosa? Dal marketing. Mentre il ciclista trae le motivazioni da dentro di sé, ha bisogno di raggiungere un benessere psicofisico e di essere parte della natura e di rimanere in contatto con la natura grazie e soprattutto alla bicicletta, che io definisco anche uno strumento dell'anima. Ecco, queste sono le caratteristiche salienti. Questa differenza l'ho introdotta proprio perché negli ultimi anni ho assistito, stiamo assistendo tutti quanti a questo aumento di pedalatori o comunque di persone che si approcciano a questo sport, ma lo fanno in maniera così superficiale, scanzonata, irrituale e soprattutto sopra le righe o fuori le righe, come volete voi, in maniera impropria. E ce ne accorgiamo guardando i social, dove fanno collezione di fotografie che mettono in risalto più di ogni altra parola quelle che sono le loro defaillance, i loro limiti di approccio verso quello che è uno sport molto faticoso. In quelle foto voi vedete tutto tranne che la serietà e dell'impegno, la conoscenza della fatica. Per i pedalatori è tutto così goliardico, è come vivere una gita. Infatti quando escono per strada si sentono, perché gridano, strillano, sembrano tutti al bar, e invece stanno sulla strada, dovrebbero prestare molta attenzione perché sulla strada purtroppo si muore. E ogni distrazione può costare cara. Se il ciclista ama la fatica, il pedalatore ama essere alla moda. Ama apparire parte del gruppo, di essere uno del gruppo. Lui vuole sentirsi uno del gruppo, uno in simbiosi della collettività dei pedalatori. Avete visto in che modo si incrocia un ciclista e un pedalatore? Il ciclista ti saluta, il pedalatore invece ti guarda la bicicletta, perché lui è mosso dall'invidia, vuole capire se la tua bicicletta è come la sua o addirittura migliore della sua. Se si accorge che la tua bicicletta è migliore della sua, lui il giorno dopo va al negozio e si compra la sua stessa bicicletta. Il ciclista contano le gambe e ancor prima la testa, per il pedalatore conta la moda, la bicicletta alla moda, l'abbigliamento alla moda. Nel tempo il ciclista fa delle scelte esclusive di nicchia, quelle che io chiamo one bike forever, passa al telaio artigianale fatto su misure perché vogliamo un oggetto personale, tutto per sé, fatto a sua immagine e somiglianza. Il pedalatore non conosce neanche il prodotto artigianale su misura, per lui conta omologarsi al sistema, è affetto dalla cosiddetta massificazione che ci vuole tutti uguali, omologati, quindi non può scegliere un prodotto diverso, un prodotto nicchia, lui deve scegliere un prodotto omologato, un prodotto che si trova nel gruppo, perché ricordiamolo sempre, il pedalatore ha paura di essere diverso dal gruppo, per lui conta apparire uno del gruppo. Concludendo, per il ciclista one bike forever, una bici artigianale su misura, fatta sulla immagine e somiglianza. Per il pedalatore quello che conta è essere alla moda, quindi vai avanti con i prodotti che il marketing soffia nel suo desiderio di apparire
ciclista. Ciao ciao, anzi no, ricordatevi sempre questo, siate ciclisti e non pedalatori. Saluti ciclisti. Si può essere ciclisti anche senza avere una bicicletta artigianale su misura, anche senza avere la bicicletta alla moda. Si può avere una bicicletta da tanti anni, mantenerla, decidere di mantenerla, oppure acquistare una bici usata. Quello che conta sono altre cose. L'essere ciclista, come vi ho spiegato. Ciao ciao.